Allora, siamo nell'ambito del genere di fantascienza e adesso leggeremo un racconto che, beh, è noto anche con un titolo diverso da quello che vediamo, uno spettacolo eccezionale. A volte questo racconto in varie antologie viene presentato semplicemente con la parola zoo. E l'autore è un americano che si chiama Edward D. Hock, che è famoso per aver scritto tantissimi racconti nell'ambito appunto della fantascienza e anche racconti gialli, a dire la verità. Che tipo di racconto è? È un racconto ambientato nello spazio che ci propone qualcosa che fa parte della nostra esperienza, dice, direi, di intrattenimento comune, anche se lo zoo non è sicuramente uno spettacolo che vediamo spesso. Però chiaramente in una chiave futuribile e particolare. Qual è il dettaglio che rende abbastanza unico e molto bellino questo racconto? Io direi che è soprattutto, a parte l'idea chiaramente di descrivere qualcosa che fa parte della nostra esperienza, però rileggerlo in chiave futura, quindi invece che essere una specie di spettacolo itinerante che si sposta ovviamente su camion, invece qui è uno zoo che si sposta su astronave e quindi fa vedere, il concetto sarebbe che non fa vedere animali e acrobati e cose particolari, ma fa vedere appunto alieni che non si vedrebbero nei pianeti dove questa astronave fa sosta per mostrare questo spettacolo, per accedere al quale chiaramente si paga un biglietto. Il concetto è questo. E a livello narrativo cosa ha di particolare? A parte la descrizione iniziale, che è tutta basata sulla fantasia e la capacità di Hock di descriverci il futuro da questa prospettiva particolare, io direi che è il colpo di scena finale. Molto spesso nei racconti di fantascienza il finale è un trucco basato sul cambio di prospettiva. Lui alla fine concluderà la storia con un cambio di prospettiva che ci consentirà di leggerla da un punto di vista diverso e di restare decisamente impressionati da come lui ha chiuso la vicenda. Uno spettacolo eccezionale. I bambini erano sempre buonissimi durante il mese d'agosto, specialmente all'avvicinarsi del 23° giorno. 23 è un numero primo, lo faccio notare. Era appunto quello il giorno in cui la grande astronave d'argento che trasportava lo zoo interplanetario del professor Dugo atterrava per la sua annuale visita di 6 ore nell'area di Chicago. Quindi è un'astronave che fa tappa su una delle più importanti città del pianeta Terra per un tempo, diciamo, molto contenuto di sole 6 ore. L'avvenimento richiamava grandi folle e fin dall'alba si formavano lunghe file di adulti e bambini, ciascuno col suo bravo dollaro in mano, il prezzo del biglietto, ad aspettare con impazienza l'arrivo dell'astronave. Quindi è uno spettacolo che viene replicato a cadenza annuale. Gli spettatori di Chicago sono abituati a questo spettacolo, lo attendono e sono già in fila col dollaro in mano per pagare il biglietto d'ingresso. Ogni anno puntualmente il professor Dugo esibiva nuove creature dalle forme più strane e imprevedibili. Che cosa avrebbe portato quest'anno? La curiosità era alle stelle. Alle stelle è un'espressione molto bene figurata, ovviamente è uno stato in luogo figurato. Già si erano viste in passato le creature a 3 zampe provenienti da Venere o gli altissimi filiformi uomini di Marte, o altri esseri ancora più straordinari, come certi mostri a foggia di serpenti che arrivavano da punti remoti della galassia. E qui vengono citati degli animali, delle creature aliene che hanno delle forme decisamente strane per la morfologia umana, e prendono spunto da quello che era la credenza invalsa fino a decenni fa, cioè che ci fossero delle creature su Venere e su Marte. Su Marte forse la vita sarebbe possibile a livello monocellulare, mentre su Venere, per il tipo di condizioni che ci sono, direi assolutamente no. Però il termine marziano è proprio quello per definizione che indicherebbe le creature aliene. Non è un caso, è perché è un pianeta rosso, è molto evocativo,
è quello più vicino alla Terra, fa parte dei pianeti della prima parte appunto del sistema solare, tutti quelli a base rocciosa come appunto la Terra. L'astronave comparve rotonda e scintillante nel cielo di Chicago e lentamente calò sull'immenso parcheggio trimetropolitano alla periferia della città. Mi soffermo un attimo sulla parola trimetropolitano perché sembra che voglia dire tutto e nulla. Trimetropolitano dà l'idea di tre città insieme. Ci dà l'idea di una città in cui si sono conglomerate altre due città. In un certo senso, i decenni che sono passati dopo questo racconto, sono andati in quella direzione. Per esempio, che ne so, Tokyo, tanto per dire una, in realtà è un insieme di varie città giapponesi che si alternano senza soluzione di continuità. E lentamente, nel silenzio rispettoso e quasi sgomento che si era creato, si sollevarono gli enormi portelloni laterali che a mostrare la consueta fila di gabbie, dove evidentemente staranno dentro delle creature aliene che sono quelle che vanno a vedere gli spettatori terrestri. E sono chiuse dentro gabbie perché evidentemente potrebbero essere. Nella percezione degli spettatori umani potrebbero essere pericolosi, no? Dietro le sbarre si intravedevano dei bizzarri esseri di una razza selvaggia incredibile da potersi immaginare solo negli incubi, piccoli animali simili a cavalli che si muovevano a scatti e continuavano incessantemente a cicalare, termine, che ricorda appunto il suono che dovrebbero fare non tanto le cicale, quello si chiamerebbe propriamente frinire, quanto un chiacchiericcio, un borbottio di sottofondo. Con vocine acute è il rumore che fanno appunto questi animali. I cittadini della Terra si separano intorno alla cassa, dove l'equipaggio del professor Hugo provvide celermente a raccogliere i soldi dei biglietti e poco dopo apparve il professor Hugo in persona col suo ampio mantello multicolore e cappello a cilindro. Dall'idea proprio anche a livello di abbigliamento di un presentatore del circo. Signori terrestri, esclamò nel microfono, il ronzio della folla si spense ed egli poté continuare. Signori terrestri, quest'anno per il consueto misero dollaro potete ammirare uno spettacolo davvero eccezionale. I rarissimi, semi sconosciuti, ragni cavalli di cane. Cane, evidentemente, è questo pianeta alieno, remoto rispetto appunto alla Terra, dove ci sono questi esseri viventi che sembrano una sorta di cocktail tra un ragno e un cavallo. Avvicinatevi, portati fino a voi a prezzo di grandi spese per milioni di miglia attraverso lo spazio. Avvicinatevi alle gabbie, guardateli, studiateli, ascoltateli, parlatene ai vostri amici, ma fate in fretta. La mia nave può trattenersi in quest'area soltanto 6 ore e quindi il passaparola deve essere rapido, se no. E lentamente, ordinatamente, la folla prese a sfilare davanti alle gabbie. Il pubblico era a tempo stesso inorridito, affascinato da queste straordinarie creature che assomigliavano a cavalli, ma si inerpicavano e correvano lungo le sbarre come ragni. Quindi fanno impressione. È una cosa che lo vale tutto quel dollaro, osservò un uomo allontanandosi di corsa. Vado a casa a prendere mia moglie, così anche lei li vedrà. Andò avanti così per tutta la giornata, finché ben 10.000 persone riuscirono a sfilare davanti alle gabbie che si affacciavano lungo le fiancate dell'astronave. Poi, scoccato il limite delle 6 ore, di nuovo il professor Hugo uscì col suo microfono in mano. Ora dobbiamo andare, ma torneremo fra un anno esatto. E se lo zoo di quest'anno vi è piaciuto, telefonate ai vostri amici nelle altre città. Domani saremo a New York. E la settimana prossima atterreremo a Londra, e poi Parigi, Roma, Hong Kong e Tokyo. E poi salverete per altri mondi ancora, e Roma purtroppo no. Vi salutò con un cordiale arrivederci, e mentre lentamente l'astronave decollava, i cittadini di Chicago convennero che quell'anno lo zoo interplanetario era stato il migliore in assoluto. Quindi un grande spettacolo e. Sono tutti contenti gli spettatori di Chicago di aver speso il loro dollaro, non l'hanno speso invano. Poi, come vedete, c'è un piccolo stacco tipografico e è come se la storia, non a caso, si spostasse a un momento temporale successivo. Un escamotage, un trucco che molto spesso gli scrittori utilizzano prima di arrivare appunto al vero finale. Circa 2 mesi e 3 pianeti più tardi, l'argente astronave del professor Hugo calò infine tra le familiari frastagliate rocce di canna, dove evidentemente
da dove provengono i mitici ragni cavallo che lui ha chiaramente fatto ammirare a quattro pianeti, almeno quattro pianeti. E a uno i curiosi ragni cavalli sgusciarono rapidamente dalle gabbie, con il professore fermo davanti all'uscita per pronunciare brevi parole di congedo, cioè di saluto. Poi tutti schizzarono in 100 direzioni diverse a raggiungere le loro case tra le rocce. E già qui noi ci rendiamo conto di qualcosa. Queste sono creature coscienti, senzienti, non solo senzienti, perché lui le ha salutate, quindi sono esseri viventi che comprendono quello che lui evidentemente ha detto. E già questo è un dettaglio che un po' ci stupisce, perché da come era andato il racconto fino a qui, noi si pensava che fossero degli animali. In una di queste, e andiamo a chiudere l'obiettivo su il caso particolare di un ragno cavallo specifico, la creatura lei, che è un modo per dire la versione femminile del ragno cavallo, fu ben felice di vedere il ritorno del suo compagno e del figlioletto. Quindi è come se il babbo e il figlio fossero andati nell'astronave del meraviglioso professor Hugo. Farfugliando un festoso saluto in uno strano linguaggio, con versetti acuti come sono stati descritti all'inizio, corse a abbracciarli. Quanto tempo! Esclamò. Allora è stato bello? E la creatura lui annuì. Cioè la creatura, il compagno, dice di sì. Magnifico, specialmente piccolino, si è divertito un sacco. Abbiamo visitato 8 mondi, quindi erano più dei 4 che si poteva preventivare, e visto molte cose. Il piccolo galoppò tutto allegro nella caverna, inerpicandosi sulle pareti. Nel posto chiamato Terra è stato meglio di tutti, e la prospettiva qui viene ribaltata, no? Noi, da lettori terrestri, vedevamo questo spettacolo come appunto uno spettacolo circense di esibizione di una creatura aliena dietro una gabbia, che ci sembrava anche un animale, sulla Terra. Invece, questi due ragni cavallo sembrano dei viaggiatori che sono rimasti colpiti soprattutto della Terra e dei suoi abitanti. Nel posto chiamato Terra è stato meglio di tutti. Le creature che ci abitano portano degli indumenti sulla pelle e camminano su due zampe come noi, no? Ci ribalta, ci fa vedere noi come dei soggetti che sono visti. Ha ribaltato la prospettiva. Ma non era pericoloso, chiese la creatura lei? Certo, perché come i ragni cavallo potevano sembrare mostruosi per noi umani, anche noi sembriamo mostruosi per questi ragno cavallo che stavano facendo il loro viaggetto nell'universo e vedevano un sacco di alieni. No, rispose il compagno, ci sono delle sbarre robuste per proteggerci da loro. Le sbarre bisogna vedere da che punto di vista si guardano. E poi rimaniamo sempre all'interno dell'astronave, quindi non rischiamo, no, di trovarci in un ambiente pericoloso alieno. La prossima volta devi venire anche tu, cara. È un viaggio che li vale proprio tutti. 19 commoc che costa. Commoc è una parola che ha inventato e che ricorda, può ricordare vagamente l'euro, il dollaro, lo yen. Commoc ci dà l'idea, no, che sia una cifra, un biglietto di viaggio. Quindi loro sono dei viaggiatori. Quindi il professor Hugo ha preso i soldi dai viaggiatori che ha fatto vedere a 8 pianeti, prendendo dei soldi come se fosse uno spettacolo. In realtà stava facendo viaggiare loro e gli stava facendo vedere gli alieni dei vari pianeti. Oh sì, annuì il piccolo, è stato il migliore zoo in assoluto. E quindi, come vedete, qui c'è proprio il rovesciamento finale, la chiusura a sorpresa, lo zoo eravamo noi. Noi umani che abbiamo, anche noi umani che abbiamo visitato questo zoo interplanetario. È bellino come racconto perché ci fa riflettere sul fatto che molto spesso dipende dalla prospettiva da cui si guarda una storia, giudicare la storia in assoluto. E la chiusura ci fa vedere che in fondo gli alieni sono un po' come noi, da certi punti di vista, no? Spero vi sia piaciuto.